ascoltato. E questo è il punto, direi proprio centrale e fondamentale della preghiera. La preghiera è la risposta a qualcuno che ha parlato per primo. Non c'è preghiera se non c'è ascolto. Occorre prima ascoltare e poi si prega. A me ha fatto sempre molta impressione la vicenda di Abramo. Abramo è il nostro padre nella fede, proprio nel primo capitolo dove si parla della storia di Abramo. Abramo sente questa voce di Dio che gli dice: esci dalla tua terra, esce, e la prima cosa che fa è costruire un altare al Signore. Dopo un po' di tempo torna il suo percorso, Dio lo richiama e Abramo costruisce di nuovo un altare al Signore. Se prendete, scusate, non vorrei prendere proprio il testo iniziale perché è molto interessante su questo aspetto. È capitolo, ovviamente, il capitolo 12, la vocazione di Abramo. Il Signore gli dice: parti dalla tua terra, e Abramo se ne partì e arrivò a Haran. E quando vi furono giunti, Abramo attraversò quella terra e eresse un altare al Signore che gli era apparso. Poi, un'altra volta, prosegue il suo cammino e va da un'altra parte e lì rizzò le sue tende e lì pure eresse un altare e invocò il nome del Signore. Al versetto 8. Quando è che Abramo invoca il nome del Signore? Non subito, non all'inizio del suo rapporto con Dio. Chiaramente sto leggendo questo testo in maniera da ricavare qualche indicazione sulla preghiera. La preghiera è invocazione a Dio, chiamarlo per nome, riconoscerlo. Abramo ha dovuto aspettare un po' di tempo prima di invocare il nome del Signore. Prima costruisce l'altare, cioè vive già nell'ascolto della parola di questo Dio che lo invita a camminare, ad andare, a proseguire, che gli promette. Ma il dialogo, la risposta a questa parola offerta, e quindi l'inizio di un dialogo, ha bisogno di tempo. Ecco, questo per l'aiuto alla formazione, alla preghiera, deve essere un elemento per noi molto, molto importante da seguire. La preghiera, nasce dopo che si è ascoltato. La preghiera intesa proprio come, ho riportato subito una frase: dialogare con Dio è una grazia. Questa frase l'ha pronunciata oggi Papa Francesco, che nella catechesi che ha svolto questa mattina ha parlato non direttamente della preghiera, ma ha iniziato proprio così: dialogare con Dio è una grazia. La preghiera è dialogo con Dio ed è una grazia. Se è una grazia, vuol dire che è qualcosa che è dono, che è dono, è qualcosa che nasce come dono di Dio. La preghiera, non possiamo insegnare la preghiera. Possiamo insegnare le preghiere, ma la preghiera come atteggiamento di risposta, come atteggiamento di qualcuno che ha un rapporto con Dio personale, il rapporto con Dio non può che essere personale. Ecco, questa preghiera, diremmo con la P maiuscola, il catechista non la può insegnare, può aiutare a far sì che venga fuori. Può aiutare il bambino a mettersi in questo atteggiamento che lo porta, poco alla volta, a dialogare con Dio. E qui adesso entreremo proprio in questo dialogo che il bambino può avere e ha con Dio, sapendo che forse in nessun'altra cosa, come nella preghiera, il bambino è diverso dall'adulto.
La preghiera del bambino, se la lasciamo venire fuori spontaneamente, cioè non la insegniamo, ma attendiamo il momento in cui viene fuori, ci accorgiamo che è qualcosa che diversifica molto la nostra modalità di rapporto con Dio da quella che ha il bambino. Quindi ecco, Papa Francesco stamattina ha detto che dialogare con Dio è una grazia. La nostra catechesi ha delle caratteristiche che la rendono particolare, che ci aiutano a identificarla. Queste caratteristiche sono tutte quante, sono una trentina di elementi che Sofia Cavalletti a un certo momento, insieme con alcuni di noi, altre catechiste, abbiamo voluto mettere un po' insieme per aiutare noi stessi a dire che cos'è la catechesi del buon pastore, quali elementi appunto la caratterizzano. Ora, fra queste caratteristiche, una che riguarda la preghiera, Sofia l'ha espressa così: l'atrio, cioè l'ambiente dove si lavora, dove con i bambini, dove la catechisti e bambini insieme ascoltano e ricevono l'annuncio e vivono l'esperienza di fede insieme. L'atrio è la comunità in cui i bambini, fin dai primissimi anni, vivono insieme con gli adulti un'esperienza religiosa. Ecco, nell'atrio si fa esperienza religiosa. L'ho detto tante volte, l'atrio non è una scuola, il catechismo, una catechesi non è una scuola. Vivono insieme un'esperienza religiosa che li aiuta a inserirsi nella più vasta comunità familiare, ecclesiale e sociale. L'atrio è un luogo di preghiera, in cui lavoro e studio diventano spontaneamente meditazione, preghiera, contemplazione, gioiosa esperienza. Io penso che già da alcuni disegni, alcune espressioni dei bambini che ho presentato, soprattutto la volta scorsa, abbiate potuto vedere come in quei lavori, in quei disegni, frutto dell'approfondimento personale del bambino di fronte a un determinato annuncio, in quei disegni possiamo davvero trovare una preghiera. E voglio semplicemente tornare un attimo indietro. Scusate, vediamo di riprenderlo. Ecco, e quel disegno dove le gocce di acqua che escono dall'ampollina non sono gocce di acqua, ma sono pecorelle. Chiaramente quello è frutto di intensissima meditazione che il bambino sta facendo su quel gesto liturgico. Nessuno mai gli ha detto che quelle gocce sono pecorelle, ma è lui che, disegnando quel gesto, ha scoperto e ha sentito che quelle gocce non sono gocce di acqua. E questo è frutto di grazia, è frutto di penetrazione profonda di una realtà che quel gesto vuole significare. Prima dicevamo i segni liturgici, ecco, quel segno vuole significare. Allora, vediamo com'è la preghiera del bambino. Il bambino dialoga con Dio e come lo aiutiamo noi? Lo aiutiamo non insegnando la preghiera, ma accorgendoci di come, prima di tutto, il bambino prega. Perché il bambino prega? Allora, un foglietto trovato in una cartellina, i bambini nell'atrio hanno una cartellina dove mettono i loro lavori, a mano disegno, quello che fanno. E non sempre il catechista vede che cosa il bambino mette nella cartellina, cioè ci mette sì, lavoro concluso, visto insieme, ma a volte si trovano nelle cartelline dei bambini dei pezzetti di carta, dei fogli che hanno scritto per conto loro. Un bambino ha messo nella sua cartellina una piccola strisciolina,
strisciolina di carta. E c'è scritto così: Caro Dio, lo sai che tu rendi la vita migliore? Questa, caro Dio, è un dialogo. Caro Dio, non è che il catechista aveva detto adesso scrivete una letterina a Gesù, per carità. Non ci sogneremmo mai di dire una cosa di questo genere. Il momento della preghiera è un momento che deve venire spontaneamente, non possiamo noi dire adesso, decidiamo. E questo bambino a un certo momento ha scritto questo: Caro Dio, lo sai che tu rendi la vita migliore. Il dialogo con Dio è un dialogo che fa scoprire a noi chi è Dio. È frutto di quello che noi poco alla volta e sempre di più riconosciamo di Dio. E questo bambino, evidentemente, a un certo momento ha avuto la grazia di capire che il nostro Dio rende la vita migliore. Certamente, di fronte a un biglietto di questo genere, il catechista non si sogna nemmeno di chiedere al bambino: Ma perché hai scritto così? Perché hai detto che Dio rende la vita migliore? Che volevi dire con questo? Ecco, guai a noi se facciamo una cosa di questo genere. La preghiera è assolutamente personale, deve rimanere personale. Questo bambino ci ha voluto regalare, abbiamo trovato nella sua cartellina questa sua preghiera. Questa è un. Un testo, un'altra preghiera che ci ha aiutato e ci aiuta a capire come pregano i bambini. Anche questa è una preghiera scritta da una bambina, aveva 7 anni, una bambina che veniva nell'atrio già da quando era piccola, dai 3 anni, e anche lei spontaneamente ha voluto scrivere questo foglio. E poi è stato interessante perché ne ha fatto un'altra copia, ne ha scritto un'altra uguale, però a conclusione ci ha messo un amen e la mamma ha detto alla catechista che questo foglio, identico a quello che adesso leggiamo, la bambina l'aveva voluto mettere attaccato alla spalliera del suo letto. Cosa ha scritto? Ripeto, non era stata invitata a scrivere nessuna preghiera, è un foglio spontaneo. Dio sempre con noi. Dio, tu sei tutto per me, ma non lo so se io sto parlando in nome di tutti. Ti faccio vedere come sei grande in confronto a noi? Ok, guarda. E disegna un calice con il vino e 3 gocce d'acqua. Vedi quel vino? Sei te, invece quelle 3 gocce d'acqua siamo noi. Hai visto quanto sei grande per proteggere tutti noi? Insomma, tu stai sempre con noi nel calice e nel cuore nostro. Allora, ripeto, mi sembrerebbe quasi di rovinare una preghiera di questo genere aggiungendo qualunque parola, però voglio aiutarci un pochino. Il dialogo con Dio. I bambini sono interessati a Dio. Sono più interessati a scoprire Dio che a scoprire se stessi. Sono più interessati a cercare di capire, di conoscere, di penetrare nel mistero di Dio più che nel mistero di se stessi. E arriva al punto di dire: Ti faccio vedere come sei grande, guarda, te lo faccio vedere io. Vedi quel vino e poi il cambiamento dei colori, cioè è una pagina lavorata, una pagina meditata, una pagina che questa bambina poi ha ricopiato tale e quale, ne ha fatto una copia conforme, riscritta, però alla fine ci ha aggiunto Amen. E poi dietro questo foglio ha fatto di nuovo il disegno del calice con le 3 gocce d'acqua e c'è una croce. E aveva detto nel calice e nel cuore nostro. E allora ha disegnato un cuore dove ha messo Gesù e le 3 gocce d'acqua. Ecco,
è venuto fuori nell'atrio questa preghiera. La bambina lavorava e a un certo momento, fra i suoi lavori, ha scritto questa pagina. Un'altra preghiera. Questa qui dobbiamo avere un pochino di pazienza. È un libretto che questa bambina ha fatto. Un libretto fatto di tante pagine. Avrete visto che ci sono degli errori di scrittura. Chiaramente, ripeto, queste fogli con preghiere, se i bambini le fanno vedere al catechista benissimo, il catechista può leggerlo e non commentare, non corregge assolutamente, non dire guarda che hai scritto senza l'apostrofo, hai scritto, ecco, è chiaro che sarebbe un orrore spaventoso fare un intervento di questo genere, ma anche un qualunque commento sulla preghiera. Se il bambino ce lo vuole mostrare, lo ringraziamo. Ma se non ce lo vuole mostrare, resta nella sua cartellina, ed è cosa sua, i lavori sono suoi. Allora, è un libretto fatto di tante pagine. Andiamo a vedere come sono queste pagine. Cristo per me, Gesù Salvatore, Gesù Cristo. Che cos'è Gesù? Gesù per me è il mio Salvatore. È colui che è più magico della magia, più forte dei demoni, più dolce dello zucchero filato o di tutti i dolci del mondo. Lui è colui che ha schiacciato via le tenebre. Lui è Gesù Cristo, il Re, il nostro Salvatore. Disegno. Gesù com'è? Gesù è la persona. Queste domande se le fate tutte lei. Gesù com'è? Gesù è la persona più gioiosa, gentile, amorosa che conosca. Gesù è una persona speciale. È come una persona che dentro non è piena di organismi. Lui dentro ha solo l'amore che ha dato che ha dato a noi e che ancora ci dà. Gesù è, anzi, è inspiegabile che cos'è Gesù Cristo. È il dono più importante della vita. Guardate, è una persona che dentro non è piena di organismi, lui dentro ha solo l'amore che ha dato a noi. Prosegue. Disegno di Gesù. Gesù cosa ha fatto? Gesù cosa ha fatto? Gesù, aspettate che leggo meglio, ecco, Gesù ha fatto un sacco di cose. La prima in assoluto che ci ha voluto molto bene, molto bene. Poi Gesù è la cosa più bella che ci fosse capitata. Poi Gesù ha fatto un'altra cosa, ci ha protetto e ci protegge ancora. E la cosa più importante è che lui è morto per noi e risorto per noi. Lui, se non moriva e non risorgeva, adesso non sarebbe nata Ludovica o io, Sandra, Tommaso, Maria, Rita, Alessandro, Maria Livia, Lavinia, ha scritto i nomi dei bambini della catechesi e delle catechiste. Gesù è la persona più speciale che conosca, perché lui è la luce magica e gioiosa, piena d'amore per gli altri, pure per i ladri o altre persone cattive. Questo è Gesù che cosa ha fatto. Poi, chi crede in Gesù, chi non crede in Gesù. Chi crede in Gesù è pieno di linfa, la parabola della vera vite. Chi non crede a Gesù è un ramo che si sta strappando. Però la cosa bella è che Gesù lo aiuta e gli dà il suo amore. Invece, quando muori, non è che il Signore non ti vuole più bene, anzi, te ne vuole ancora. E se non ci credi proprio, Gesù Cristo, il Salvatore, ti vuole ancora tanto bene, come vuole bene a tutti noi nel mondo terra. E poi, fine.
Ecco come Gesù Cristo il Salvatore. Fine la Sacra Bibbia. Gesù il Signore onnipotente che ha vinto la morte e sconfitto le tenebre. Gesù Cristo. Libretto fatto da questa bambina, messo tutte insieme le pagine. Gesù chi è, come è, che cosa ha fatto, chi crede e chi non crede. Perché una bambina che ha 8 anni e ha l'esperienza nella sua famiglia di persone che non credono. E se l'è scritto così. Poi andiamo a vedere ancora altre preghiere. Questa è un'altra preghiera. Sempre, ripeto, preghiere spontanee, non frutto di richiesta da parte del catechista di scrivere qualche cosa. Ecco, sono fogli che troviamo ogni tanto. Preghiera. O Santo Dio buono, tu che hai creato la terra, ci permetti di viaggiare e conoscere la tua vita. Dio, tu sei la nostra salvezza, discesa dal cielo, che ci hai dato tutte le cose che a noi ci servivano. Per questo noi ti preghiamo, o almeno io ti prego con tutto il mio cuore, con tutte le mie anime, con tutta la mia forza e molte altre cose. Io non so come spiegarti quanto tu hai dato per noi e io vorrei fare la stessa cosa. Per questo noi ti preghiamo. Amen. Io non so come spiegarti quanto tu hai dato per noi e io vorrei fare la stessa cosa. Per questo ti preghiamo. È una preghiera scritta a nome di altri, però poi a un certo momento noi ti preghiamo, o almeno io ti prego. Ancora. Questo è un bambino di 8 anni. Era stato dato già 8 anni, loro conoscono la storia della salvezza, cominciano a entrare dentro tutto il mistero della storia e quindi anche l'annuncio della parusia, del momento conclusivo della storia, che è un annuncio così fondamentale quando i bambini intorno ai 6-7 anni cominciano ad avere a fare l'esperienza, la conoscenza del mondo in cui vivono, hanno ormai la capacità di pensare al mondo nella sua lunghezza, nella sua infinitezza. E questo mondo, questo tempo, passato, presente e futuro, è la loro realtà ormai. Sanno che cosa significa ieri, oggi e domani. Un'estensione così ampia, un'estensione, di cui, ripeto, cominciano ad avere piena consapevolezza. E l'annuncio della Bibbia è che questa estensione così ampia di tempo è tutta abitata da Dio. Nel passato, nel presente e nel futuro c'è Dio. E questo Dio guida questa storia, sta dentro questa storia e la conduce. Non sappiamo che cosa succederà domani, non sappiamo cosa avverrà, fra un anno, fra 10, però Dio ci annuncia qualche cosa di questa conclusione ed è la parusia, la presenza di Dio tutto in tutti. L'annuncio della parusia è un annuncio molto che risponde veramente a un'esigenza di fiducia, di speranza. Ecco, la storia non è indirizzata a un niente o a un vuoto. E quindi consegnare ai bambini questa rivelazione, ripeto, è uno dei doni più grandi che possiamo loro fare. E lo sappiamo bene perché l'annuncio della parusia diventa uno di quegli annunci che poi rimane per sempre. E un bambino ha scritto anche lui un qualche cosa. La parusia sarà quando monti e colline. Aspettate che devo cercare il testo preciso perché è così le parole
è un pochino. Ecco, allora, la parusia sarà quando monti e colline spegneranno, no? Non so bene. E quando monti e colline saranno, scusate, perché la profezia, quando monti e colline saranno appianati e quando ogni valle sarà colmata. Qui è chiaro che è riferimento alla profezia Isaia 40. E allora, vedete quanto mi interrompo perché è importante questo. La preghiera si alimenta del linguaggio della scrittura. Come aiutiamo la preghiera dei bambini? Con l'annuncio, annunciando, leggendo, dando a loro la possibilità di entrare nella parola di Dio e quindi ascoltando quella parola. Allora ecco che è risposta e allora ecco che il loro rivolgersi a Dio, il loro pensare a Dio è tutto alimentato dalla parola stessa di Dio. La parusia sarà quando monti e colline saranno appianati, quando ogni valle sarà colmata. E allora Gesù Cristo, Signore, sarà in tutti noi e tutto di tutte le epoche sarà racchiuso in una nuova vita, la vita di Cristo per noi tutti. È una vita che durerà per sempre e quel momento sarà il perdono totale. Quindi bisogna che tutti preparino il sentiero, non solo per loro, ma per tutti. E ognuno farà del bene agli altri e ognuno amerà i propri nemici. Amen. Ecco una preghiera dove troviamo la profezia di Isaia, appianate le vie del Signore, le parole di Paolo, Dio tutto in tutte le cose, il perdono, l'amore per i nemici. Tutto un insieme di realtà che alla parusia saranno pienezza. Un altro, ce la facciamo ancora a vedere come dicevamo nell'atrio, il lavoro diventa preghiera, l'ascolto diventa preghiera. Un bambino ha lavorato sulla storia di Abramo, quindi un bambino dopo gli 8 anni, presentiamo, già l'ho detto, le tappe della storia della salvezza, la creazione, il peccato, il diluvio, la vicenda di Abramo, la vicenda di Mosè, i profeti. Queste sono le tappe, le grandi tappe della storia che già gli autori cristiani antichi indicavano come necessarie per una formazione di base cristiana. Quando cominciamo a lavorare sulla storia di Abramo, certo la storia di Abramo è talmente fondamentale che in quell'anno non trattiamo altre tappe della storia. Tutta la vicenda di Abramo occupa almeno 6-7 incontri, 3 mesi stiamo su Abramo. Meditando, leggendo dalla Bibbia tutte le varie vicende. E una volta un bambino, Nicola, ha deciso di scrivere un suo libro e ha scritto, non so se vedete molto bene, però li ho messi così. Si intitola Il mio libro su Abramo fatto da Nicola. Scritto molto male, ma in questo caso il bambino è super perdonato perché andava a una scuola inglese, quindi scrivere in italiano era veramente problematico. Ma ripeto, a noi non importa, non siamo. Abramo era un beduino. Un giorno gli apparve Dio e gli disse: Abramo, vai via dalla tua famiglia con tuo fratello e il tuo gregge. Ogni tappa che Abramo faceva costruiva un altare a Dio e parlava con lui. Dio gli promise una grande discendenza, ma Abramo aveva dei dubbi perché sua moglie era sterile e lui e sua moglie erano già vecchi. Un giorno Dio, per rassicurarlo, fece un sacrificio con lui e lo Spirito Santo passò in mezzo agli animali sacrificati. Quando noi leggiamo l'episodio l'alleanza, il rito dell'alleanza con gli animali spaccati, noi diciamo che appare una fiamma di fuoco che passa attraverso. Spieghiamo
che significato aveva quel rito? Era il rito che si faceva a quei tempi per indicare che se uno non rimaneva fedele gli poteva capitare come quegli animali spezzati. Quindi contestualizziamo bene tutta la ritualità dell'alleanza. Nel caso di Abramo, Abramo prepara tutto come si doveva fare, però poi attraverso quegli animali passa una fiamma di fuoco e lui rimane immobile, addormentato, un grande torpore. Ma non diciamo che quel fuoco è lo Spirito Santo, perché non abbiamo modo di dire che quel fuoco è lo Spirito Santo, ma potrebbe essere Dio, ma non lo diciamo. E certo, nella meditazione viene fuori che chi è che passa, chi è che può essere così sicuro di rimanere fedele da non avere rischi nel passare attraverso gli animali spaccati, perché quel rito vuole indicare proprio questo: ci passiamo in mezzo, tu ed io che facciamo alleanza, a indicare che capiti a noi come questi animali se non rimaniamo fedeli. Ora, Dio è sicuro di rimanere fedele all'alleanza e lui passa. E Abramo gli fa cadere un torpore, non lo fa passare attraverso gli animali. Perché Dio sa che l'essere umano non può garantire una fedeltà così. Però qui Nicola ha scritto: lo Spirito Santo passò in mezzo. L'immagine del fuoco per i bambini fin dall'inizio, fin da quando sono piccoli, quando facciamo la celebrazione della Pentecoste, ecco, il segno del fuoco è un segno dello Spirito Santo. Allora leggono un fuoco e lo Spirito Santo passò in mezzo agli animali sacrificati. Un po' di tempo dopo, nel deserto, arriva Dio in forma di beduino e gli disse: fra un anno ti nascerà un bambino. E in quel momento Dio fece la massima che dice: sia il vostro parlare sì quando è sì, no quando è no. La volta scorsa parlavamo di connessioni che i bambini fanno. Nicola si è riscritto la storia di Abramo e a questo punto ricorda l'episodio di Mamre, quando Dio si presenta, dice, in forma di beduino, ecco, e gli promette: fra un anno ti nascerà un bambino. E questa promessa che Dio fa a Nicola suggerisce una massima del Vangelo. Il tuo parlare sia sì quando è sì, no quando è no. La massima che quando presentiamo con i bambini e la meditiamo, la intendiamo ragionandoci insieme, che cosa vuol dire? Che si deve dire la verità. Ecco, che quando devi dire una cosa, anche se ti costa, però sì quando è sì, no quando è no. Cioè la verità del parlare. Ora, come a Nicola sia venuto in mente di collegare questa massima al momento in cui dice: fra un anno ti nascerà un bambino. E scrive: e in quel momento Dio fece la massima che dice: sia il vostro parlare sì quando è sì, no quando è no. Io quando sarei un bambino del mio atrio, insomma, un bambino con cui ho lavorato, del mio gruppo, di un gruppo che erano i bambini con cui lavoravo. E quando ho letto questa storia di Abramo e ho letto questa pagina, ho pensato che Martin Buber sarebbe morto di invidia in questo accostamento. Questo è un midrash perfetto per dire la fedeltà di Dio. E Dio fece la massima. Dopo un anno gli nasce un figlio chiamato Isacco. Isacco andava sempre con il padre a fare i sacrifici. Una notte Dio apparve ad Abramo e gli disse: sacrifica tuo figlio Isacco. Allora Abramo stava per sacrificare suo figlio quando Dio gli disse: non sacrificarlo, adesso so che tu mi temi. Fine, così conclude. E qual è l'ultima pagina di questo libro su Abramo? L'ultima pagina è un Gesù risorto. Ecco, questo è un lavoro.
È un lavoro che ha fatto Nicola dopo mesi in cui abbiamo lavorato con tanti altri materiali, ricostruiscono tutto l'ambiente, gli aiutiamo molto a storicizzare l'epoca di Abramo. Quindi a parte tutti i testi della Bibbia che conoscono, e lui se li è voluti così, ha ricordato e ha scritto il mio libro su Abramo, che finisce con la risurrezione di Gesù. Ecco, l'atrio ambiente dove il lavoro diventa preghiera. Una preghiera, in questo caso è una preghiera assolutamente personale di vari bambini, una preghiera che è frutto di ascolto e che è dialogo. È il parlare con Dio a Dio. E più delle volte è un dire a Dio chi egli è. Ripeto, i bambini sembrano, in queste loro espressioni, sembrano più interessati a dire chi è Dio che non chi siamo noi. Ma quello che prevale in questi sono degli esempi che ho riportato, chiaramente, cioè, sarebbe stato tantissimi altri, anche frutto di momenti di condivisione, di preghiera. Ecco, quello che prevale nella preghiera del bambino è che raramente è una preghiera di richiesta. Stranamente, non c'è nulla di male nella preghiera di domanda. San Tommaso dice che la preghiera di domanda è la preghiera tipica del cristiano, perché sa, manifesta che il cristiano ha fiducia in Dio e è consapevole di ciò che gli manca e sa a chi si rivolge, quindi non è una preghiera di terzo grado, la preghiera di domanda. Però i bambini stranamente non la fanno quasi mai. La loro preghiera più spontanea è una preghiera di lode ed è una preghiera di ringraziamento. Io ricordo, scusate se forse l'ho già detto, però non so se l'ho già detto, ma permettetemi di ripeterlo nel caso l'abbia già detto. L'anno in cui ci fu la guerra del Golfo. La guerra del Golfo, con tutti quei razzi, quelle immagini, era, cioè, impossibile che non si sapesse che cosa accadeva. E allora un giorno nell'atrio di Sof con Sofia abbiamo detto: oggi non facciamo niente, non diamo nessuna presentazione, ma ci riuniamo con i bambini più grandi. I nostri bambini più grandi sono bambini di 8, 9, 10 anni, e cerchiamo di organizzare, di fare una celebrazione di preghiera. E i bambini hanno scelto loro delle letture, perché quando si vuole insieme fare una celebrazione, non è che il catechista la dà bella e fatta, si dice soltanto: bambini, che pensate, possiamo oggi, forse in questa situazione, c'è cioè questa guerra, forse potremmo dedicare un po' di tempo a pregare. Che cosa vogliamo fare? E allora un bambino dice: possiamo leggere questo testo, possiamo accendere una candela, possiamo sederci in questo modo, possiamo, ecco, mettere sul tavolo questo elemento, cioè si costruisce insieme un minimo di ambiente di celebrazione, e poi si leggono i testi e si condivide la preghiera. Bene, quel pomeriggio siamo intervenute soltanto Sofia ed io, ricordo perfettamente, con delle preghiere di richiesta. Del genere: Signore, aiutaci, qualcosa di questo genere. Nonostante questi nostri interventi, due o tre, mi ricordo, quando i bambini riprendevano loro, perché la preghiera si fa insieme, quindi non è che parlano prima i bambini e poi gli adulti, si prega insieme. Le preghiere dei bambini erano tutte esclusivamente di ringraziamento. Grazie Signore perché la tua luce è più forte delle tenebre. Grazie Signore perché verrà la parusia.
Grazie Signore perché tu ci ami, grazie perché tu aiuti, grazie perché cioè, non c'era verso, diciamo, di uscire fuori da questa modalità di preghiera, di ringraziamento, in un momento in cui avevamo proprio tutti insieme pensato che era opportuno fermarsi e pregare. E allora, la preghiera del bambino è una preghiera diversa dall'adulto, una preghiera dove più spesso si ringrazia, e una preghiera nella quale quale aiuto può dare l'adulto? Abbiamo detto non insegniamo le preghiere, ma aiutiamo il sorgere della preghiera. Come lo aiutiamo? Penso che sia venuto fuori da questo discorso che ho fatto fino ad ora. Lo aiutiamo dando annunci, dando la possibilità di ascolto. E dopo aver ascoltato che può sorgere una preghiera. E all'inizio, i primi gruppi, con i bambini che vengono per le prime volte, quindi i più piccoli, di solito diciamo un primo suggerimento di risposta, perché la preghiera è risposta, di solito lo facciamo quando, verso sempre un po' all'inizio dell'anno, perché i bambini iniziano a ottobre e poi c'è l'avvento e allora una delle letture che diamo ai più piccoli sono le profezie della luce, le profezie messianiche. E poi certamente il testo dell'Annunciazione. Ecco, il testo dell'Annunciazione di solito è quello che leggiamo in una delle settimane di Avvento. E allora in quel caso, per così introdurre un po' che cos'è la preghiera, allora leggiamo il testo, lo ascoltiamo e poi possiamo, nella meditazione che facciamo insieme, sottolineare che a quell'annuncio così grande Maria ha risposto, ha detto: eccomi, eccomi. Ma quell'annuncio è solo per Maria? Solo a Maria Dio ha detto che sarebbe nato Gesù? Lo abbiamo letto anche noi oggi. Gesù viene soltanto per Maria o viene anche per noi? Allora quell'annuncio è anche per noi. Chissà se vogliamo anche noi dire qualche cosa a questo Dio che ci annuncia, che ci dà Gesù. E mi fermo pochi minuti. Non dico, evito di dire, chissà se anche noi vogliamo pregare, perché se dico pregare può darsi che i bambini conoscano delle preghiere e allora dicano una formula. Adesso parleremo anche delle formule, ma per introdurre la preghiera, ecco, conviene usare proprio il termine della preghiera, risposta. Abbiamo ricevuto un annuncio. Anche per noi. Maria ha risposto. Chissà se anche noi possiamo rispondere qualcosa. Se qualche bambino dice qualcosa, possiamo anche ripeterlo, tutti quanti. Certamente non sono io la prima a rispondere, perché nel momento in cui io rispondessi in qualunque modo, quella diventerebbe il modello della risposta. E invece io non devo dare modelli di risposta, perché la risposta è personale. E allora ecco che occorre che il catechista abbia tutta la pazienza di aspettare che venga fuori la preghiera. Può venire fuori, non è che sto a aspettare 10 minuti, pochi minuti di silenzio se i bambini dicono qualche cosa bene, se non dicono niente.
accendiamo una candela, la candela dell'Avvento, possiamo fare un piccolo canto e si conclude lì. E poi ci sarà un altro momento, un ascolto, un annuncio della parabola. Ho parlato della parabola del seme di senape, questo regno di Dio, che allora ha una forza così grande, che è così piccolo e diventa grande. Gesù ci ha detto queste parole, ce le ha fatte conoscere, ci ha fatto conoscere qualcosa del suo regno. Chissà se abbiamo qualcosa da dirgli, che ci ha regalato questo mistero così grande del suo regno. E di nuovo, pochi minuti di silenzio e vedere che cosa viene fuori. E viene fuori, vengono fuori le preghiere. È un bambino, un altro, con un ritmo molto lento. A volte, quando si comincia e poi c'è un altro bambino può durare anche a lungo, con intervalli di silenzio, finché non vediamo. E allora a questo punto, dopo tre o quattro interventi, cinque interventi di bambini, intervengo anche io con una mia preghiera, cercando di stare in quell'onda, diciamo, di linguaggio, che è un linguaggio personale, non sono formule. Perché se dopo aver annunciato la parabola del seme di senape, io dicessi adesso vogliamo dire una preghiera e un bambino dicesse io gli dico l'Ave Maria, è chiaro che quell'Ave Maria non è risposta a quell'annuncio, ma è qualcosa che è diventato meccanico per cui la preghiera è l'Ave Maria. Voglio per dirvi quanto può essere profondo nei bambini la capacità di rimanere nella preghiera, di rimanere a lungo nella preghiera. Allora, Sofia ha vissuto un'esperienza molto, molto intensa con una bambina di 3 anni e mezzo, in una casa dei bambini, era una casa dei bambini Montessori, e Sofia era andata in visita in questa casa materna, e c'erano i bambini che lavoravano, era una casa dei bambini, quindi c'era tutta anche la formazione, diciamo, l'educazione, il materiale di vita pratica, però c'era anche un angolo di questi ambienti, un angolo dove c'era l'atrio, quindi la parte religiosa. Allora, una bambina piccola, Claudia, leggo dal potenziale, di Sofia, Claudia di 3 anni e mezzo. La bambina mi accompagna nell'atrio e spiega gli elementi che vi erano. Quando la piccola si siede, prende un piccolo Vangelo, fingendo di leggerlo. Era una bambina di 3 anni e mezzo, quindi prende il Vangelo e fa finta di leggerlo. Allora io mi metto accanto a un altarino e congiungo le mani. Claudia chiede: perché tieni le mani così? E lei dice: perché prego. Allora in ginocchio, dice Claudia. Obbedisco e la piccola comincia a suggerirmi, Signore, Signore. Poi prende a ripetere, frammettendo spazi di silenzio, il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. È una bambina che aveva già ricevuto la parabola del buon pastore. Si va avanti così per circa 10 minuti. Quando, pensando di influenzare la bambina con la mia presenza, mi ritiro nella stanza accanto, da dove posso sentire qualche volta vedere la bambina senza essere vista. C'era una porta, una vetrata, quindi poteva. Claudia riprende la sua preghiera, non mostrando di accorgersi della mia assenza. Continua a ripetere e a canticchiare: Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Con lunghi intervalli di silenzio completo. Solo una volta ha cambiato le parole,
E prendendo un'immagine chiusa al libretto, l'apre dicendo: Ciao Gesù, come stai? Ma poi torna alle parole del Salmo. A un certo punto un bambino apre la porta e la richiude con fracasso. Claudia si alza, riapre la porta e dice: Si chiude piano. Poi torna alla sua preghiera, fatta ugualmente di parole e di silenzio. Si stenterà a credere che Claudia continuò a pregare per un'ora e mezzo. Ma la gioia che dimostrò uscendo sono la prova che aveva avuto un'esperienza profondamente gratificante. Andò ad abbracciare l'assistente, cosa del tutto inconsueta in lei, e le disse: Ho pregato tanto. Ecco, questa è la capacità che hanno i bambini nella preghiera. Capacità e qualità della preghiera. Allora, che cosa fare delle formule? Perché anche le formule sono importanti. Ecco, noi insegniamo anche le formule. Preghiera del Padre Nostro, preghiera all'Ave Maria, alcuni salmi. Ma le formule è bene cominciare a darle quando già i bambini hanno mostrato di avere una capacità di preghiera personale. Allora quelle formule arricchiscono il linguaggio, consentono di ampliare la preghiera, ma vanno date, ripeto, dopo che ci sia stato un tempo abbastanza prolungato di preghiera personale. E vanno date le formule non tutte insieme. La preghiera del Padre Nostro, ecco, può essere data in vari momenti. A un certo momento si può dire che una volta Gesù ha detto ai suoi apostoli, ai suoi discepoli, a quelli che lo seguivano, quando vuoi pregare di Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Basta. Solo queste parole. Ripeto, sto parlando di bambini di 3-4 anni. Poi si presentano le parabole del regno dei cieli. Allora il regno dei cieli, il regno di Dio è già diventato un termine che ha un contenuto. E allora si può aggiungere quella preghiera, Gesù una volta ha detto, di chiedere: venga il tuo regno. Posso dire venga il tuo regno nel momento in cui ho cominciato a conoscere che cos'è questo regno. Altrimenti che cosa dico quando chiedo venga il tuo regno? Che cos'è questo regno? Capiamo come è necessario, se la preghiera è risposta, se la preghiera è dialogo, io devo avere conoscenza di chi è colui che mi parla, di che cosa mi dice. E anche una cosa importante sulla preghiera, e poi concludo qui. La preghiera è risposta. È risposta nell'atrio da parte del catechista. L'aiuto per questa risposta è nel dare la prima parte, cioè nell'annunciare i misteri di Dio. La famiglia qui diventa molto importante, perché la famiglia ha un grande compito per aiutare la preghiera del bambino. La famiglia ha il compito di aiutare la preghiera del bambino facendola sorgere spontaneamente, spontaneamente, di fronte non tanto agli annunci, diciamo biblici del Vangelo, ma di fronte alle cose quotidiane della vita, di fronte a un qualunque momento che può essere particolarmente bello, particolarmente sorprendente. Guarda che cosa stupenda che abbiamo fatto oggi. Possiamo davvero forse dire qualcosa a Dio che ci ha regalato una giornata così bella? Possiamo dire qualcosa. Anche una preghiera regolare. Il bambino è aiutato nel regolare la preghiera.
la mattina appena ci si sveglia, la sera dopo, prima di andare a letto, di chiudere la luce, il momento quando si sta insieme a mangiare. Ecco, le occasioni familiari, anche le più, ripeto, alcune diciamo con una certa regolarità che aiuta il bambino, e altre che possono sorgere così, spontaneamente, aiutare il bambino a spontaneamente rivolgersi a Dio. Ma ci rivolgiamo a Dio perché riconosciamo la presenza di Dio nella vita quotidiana. Senza inflazionare questo, ma un momento di particolare tenerezza. Quanto ci vogliamo bene. Ecco, mi hai dato proprio un abbraccio che voglia proprio di ringraziare il Signore di questo tuo abbraccio. E tu puoi dire qualche cosa anche tu a Gesù? Pochi accenni. Non so se faccio capire. Famiglia e catechisti possono aiutare in modo diverso e complementare il sorgere della preghiera del bambino, che è risposta, risposta al dono che Dio ci fa nel farsi conoscere, risposta a tutti i doni che Dio ci dà anche una preghiera legata a momenti di fatica, di dolore, chiediamo a Gesù la sua luce. Ecco, anche qui certo c'è poi tutto. Tanti altri annunci che devono essere dati ai bambini per poter anche sostenere il mistero del dolore. Il tema della morte è un tema che deve entrare molto presto nella catechesi, molto presto, perché non è detto che la morte sia qualcosa che arriverà. L'esperienza della morte può essere un'esperienza che i bambini possono fare molto presto e dobbiamo aiutare a come vivere questa esperienza, non si può lasciarla così. Ecco, allora io penso che con questo forse davvero possiamo concludere, è già proprio l'ora. Non ho visto se sono comparse delle domande, ma Qualcosa sì. Sì, ecco, allora me la manderai e cercherò di rispondere. intanto una cosa volevo dire, chiudi un secondo il microfono così Sì, non scusami. ritorna. Ecco. Allora, innanzitutto grazie per questo incontro sulla preghiera dei bambini, molto bello, devo dire.